Altro ragazzi, se questo video arriva a 30.000 mi piace, di più, 35.000 mi piace, di più, 40.000 mi piace, 40.000 mi piace, ogni volta che visiteremo un paese estero al di fuori dell'Italia ordineremo gli stormi italiano. Sempre cibo italiano e faremo il video. Ragazzi, in questo nuovissimo video di Jump It, siamo con Stormy in Svizzera, ovviamente, per il salone dell'auto di Ginevra. E mi è venuta l'idea di fare questo video totalmente a cazzo, ragazzi, ero sdraiato sul divano, ho detto, boom, facciamo sto video. Praticamente è quasi ora di cena, sono le 20.04 ed eravamo su Just Eat, comunque nei vari siti di per ordinare il cibo, per ordinare appunto da mangiare, perché abbiamo parcheggiato la macchina troppo distante, non ci vedi prendere, non ci vedi uscire. Just Eat a profusione. Ok, perché chi conosce l'Italia meglio di un italiano che vive in Svizzera? Esatto. E quindi ragazzi, cosa mi è venuto in mente di fare? Siccome ci sono tante cucine, no? Giapponese, cinese, asiatica, è la stessa cosa. Mi è venuta l'idea di ordinare cibo italiano in Svizzera. Sarà buono? Farà cagare? Vomiteremo? Non lo so. Però, ragazzi, andiamo a ordinare del cibo italiano in Svizzera. È una merda in culo. Abbiamo selezionato qui su Just Eat come cucina italiana. E abbiamo vari ristoranti. Questi qua, li vedi, Pietro? Tra cui Wonder Fast Food, Fast Good, che non mi sembra per un cazzo italiano. Jet Pizza Ginevra. Jet Pizza Ginevra, no, però c'è, qua c'è Chef Peppino, che mi sembra abbastanza italiano. Però c'è poi anche da Renato, C'è da Renato, scendiamo. Renato. Vediamo, scendiamo. Sette pizza, pizza leggera. Ma scendi ancora? Le 35 pizze. Domino pizza. Mica la pizza con l'ananas. Ma che merda. Mica mi fa pensare un sacco a. Ti prego. La trattoria da Tonino. La trattoria da Tonino. No, però Tonino. No, però 3 stelle su. No, farà skip. No, ma sono finiti i ristoranti italiani. Quello che mi ispira di più è il pre. Chez Peppino. Chez Peppino qua. Possiamo fare menù un primo che possiamo scegliere. Lasagne. Vediamo il menù cosa ci propone, Stormy. Lasagne, risotto ai funghi porcini. Tra l'altro si chiamano proprio così, non è che sono tradotte, perché il sito è .ch, quindi proprio nel menù sono scritte così. Risotto e zucchino. Risotto ai gamberetti e zucchino. E uno. C'è uno zucchino. Uno zucchino messo sul gamberetto. Poi c'è. È un pugile questo. Risotto Saison, linguine Michelino. Paccheri boscaioli. Dentro queste linguine per caso c'è Mike Sciosha. Michelino. Devi fare una battaglia. Ma vabbè, ci sta, vero? Pizza fritta alla Nutella. No, che merda, fra. Come dolce abbiamo pizza fritta alla Nutella. Tiramisù Maison, pizza alla Nutella. Flauti. Flutes de limoncello. Minchia, dai, il limoncello. Come cazzo lo fanno a Ginevra? Poi abbiamo il secondo. Che abbiamo? Il polletto. Questo è per Murri. Paulette. Vediamo cosa c'è poi come menù. Ma perché non è tra tagliata? No, andiamo a effettuare gli ordini, vai. Allora, andiamo a prendere. Allora, menù primo. Menù primo. Lasagne. Lasagne. Io voglio le lasagne. Proviamo le lasagne. Dai, il tipico tipica pasta. Dobbiamo vedere come la fanno a Ginevra sta lasagne. Io ho lasagne, però aspetta, Poi come dessert. Aspetta, frate, ma questo le prendo io, non tu, quindi non mi romperà minchia. Frate, ma aspetta, me volevo comprare qualcosa. Ok, perfetto. Ora chiudo il questo. Perché? Perché io volevo la Coca-Cola Light. Perché sennò qua c'è l'estate. Aspetta, chiudo e prendo. Riprendo le lasagne col tiramisù. Ok, e metti una Coca-Cola Zero. Ok, perfetto. Aggiungi. Ok. Come secondo non facciamo niente. Allora, dobbiamo prendere una pizza, frate. Una pizza. Una pizza la prendiamo, dai. Che cosa prendiamo? Pizza romana. Ci conviene prendere qualcosa di merdoso. No, pizza Peppino Show. Cioè, rucola, mozzarella. No, per forza, dai. Un'acqua la prendiamo. Serfo, dove sta? Scendi sotto. No, bieri. Bieri, ragazzi, bieri. Super bo. Fra, non c'è l'acqua. Non c'è l'acqua, ragazzi. Ma che cazzo si beve qua in sto posto di merda? Questo posto non vende l'acqua. Fra, non ci credo. Va bene. Non c'è l'acqua, come si beve in sto posto di non merda? Non si beve. Quindi, ragazzi, adesso ordineremo il nostro cibo italiano. Stiamo facendo la cazzata più grande della mia vita, però sto video era da fare. Fra, non mi ricordo l'email. Adesso rimetteremo dei nuovi dati, ragazzi, non vi preoccupate. Questo cibo arriverà. Grazie per il tuo ordine. Ora aspetteremo il cibo tutto il tempo così. Minutes later. Yes. Yes. Ok, thank you. Cosa succede, frate? Ti hai fatto il cibo italiano. Ragazzi, abbiamo ordinato il nostro Italian food a Ginevra. Qui abbiamo della roba caldissima, presuppongo siano le lasagne e le varie cose. Io qui abbiamo la pizza. Non lo volevo fare. Ok, qui abbiamo la pizza, raga, che è
ghiacciata. E qui i dolci con i vari, le varie bevande. Allora, iniziai dal caldo. Ma 10, guarda, servizio. Formaggio. Oh, fantastico, il formaggio a parte, non me l'hanno messo sulla pasta, ottimo perché a me fa... schifo. Bravo. 75 euro. Abbiamo il formaggio. Oh. Oh, ma è cinese sta roba. Caldissimo. Fra, ma che cazzo è? Mica, un po', ma che cosa hai arrivato? Fra, le spaghette di Karinov. Cioè, sembrano veramente ottimi, cazzo. Fra, ma le forchette. Penso ci siano là dentro. Ah, ti stai spoilerando qualcosa. Fra. Mangeremo con le mani. Fra, veramente. No, dai. Raga, mangiamo con le mani, ci trovo le forchette. Fra, non ci credo. Le due Coca-Cola. Fra, dovevo ordinare il sushi, che è sta roba? Ordiniamo l'italiano in Svizzera. Sì, sta buono. E abbiamo questo che è il limoncello, il frutto limoncello, che è praticamente un gelato al limoncello. Ci hanno portato nel bicchiere di vetro. Sì, ma frate, è un sorbetto al limone. Quel colore è inquietantissimo, è troppo giallo per essere limoncello. È buonissimo. Quanti coloranti ci sono? Tantissimi, anche a me. E poi qui il tiramisù, che sembra davvero preparatissimo, super nocivo, però sembra veramente buono. Frate, io sono triggeratissimo. Tra l'altro, ci hanno tirato tutte le cose in vetro. Ecco perché 70 euro. Frate, ma non posso mangiare gli spaghetti col cucchiaio. Ragazzi, il momento più importante. Io questa qua preferisco non guardare. La pizza. 3, 2. Ho paura a guardare. Oddio. No, fra, questa non è una pizza. Questa è una focaccia. I pomodori sono crudi. Ma è tutta cruda, è ghiacciata, è congelata, è fredda. Fra, ma che merda è questa? Sì, raga, guardate qua. Ragazzi, andiamo ad aprire le lasagne. Dopo vi farò vedere tutto comunque un po' più da vicino. Saranno al chilometro zero. Ma poi sono, è una porzione enorme di lasagne. Cioè, raga, guardate quanto è grossa. È una porzione per i cavalli, perché ricordiamo, in Svizzera non ci sono persone, ma ci sono solo cavalli. Ok. Ma quanto è unta questa cosa qua? Puzza che... Fra, posso usare, ti prego? Fra, fammela. Ma troppa puzza. Praticamente ha lo stesso odore delle scarpe... appena tolte. No, quando le usi dopo ore si surriscaldano e inizia a uscire. Raga, ora vi faccio vedere un po' più tutto da vicino. È una merda. Stormi, apri gli spaghetti Michelino. Sono spaghetti e frutti di mare praticamente. Senti che odore che emanano, frate. Ma l'odore, guarda che non è niente male. Vediamo il cucchiaino, come si possono mangiare? Non funziona. Questa è la mia lasagna. Ok, e questa, ragazzi, è la pizza. No, adesso esaminiamo un attimo sta pizza del cazzo. Ma... è scomposta. È una focaccia. Fin qua va benissimo. Questo è pane focaccia. Con lo la scambiare mozzarella. Pan per focaccia. Hai ragione. No, però aspetta. Allora, contestualizziamo un attimo. La mozzarella, secondo me, sarà fresca e buona. Scusa, ma non è cotta questa? Questo no, è, no, è un cartone. È una focaccia. Esatto, una focaccia sostanzialmente. Poi abbiamo il mio fantastico limoncello. Guardate che, raga, secondo me questo sarà buonissimo. E poi il tiramisù di Stormy. Che beh, anche questo bello metà strada. No, allora aspetta, non si sa come, tu lo sai. Ma potremmo chiamare giù e farci dare delle posate. No, fai veramente schifo, fai veramente vomitare. Ridere, schifoso. È buona, però non ti lanzare. No, fatti dare delle forchette dalla reception. No, raga, sto vomitando. Siamo alla hall e ti fa dare delle forchette, però prima la... No. Ma è vero che è buono. È buono. Ok. In qualche modo dovremmo mangiare. Vabbè, ragazzi, mentre Stormy fa lo schifo, io mi dispiace per questa... visione poco bella. No, però non abbiamo i tovaglioli. Assaggiamo la lasagna. Niente, frate, devo prendere un asciugamano per il culo. Raga, la lasagna non è male. Allora, le cose sono due. O questo che gestiva sto ristorante era effettivamente italiano. Ma al di là del... Comunque, raga, non abbiamo tovaglioli. Non abbiamo posate. Stiamo usando gli asciugamani. No, ma sembra che ha avuto il ciclo. Raga, è arancione. No, però adesso, a parte gli scherzi, vai. Non è male, la pasta è buona. La tua mia è buona. Molto buona, sì. Però l'unico problema è che appunto potevano equipaggiare il sacchetto con delle forchette. Con delle forchette anche in plastica. Cioè, ci hanno regalato i bicchieri in vetro. Non gli sono le forchette. No. Ma è possibile sta cosa? Veramente buona sta lasagna. Cioè, assurdo. Mi aspettavo la melma. Però è buona.
Vabbè, sì, è Melma. No, però c'è da dire che... Allora, ok tutto, pensavamo molto peggio. Assolutamente sì. Abbiamo comunque speso per mangiare decentemente. Decentemente no, perché stai mangiando con le mani. No, vabbè, al di là di quello, okay. Ma con la bocca sto mangiando. Ah, tu mi dico cosa stai mangiando? Con la bocca. Anch'io sto mangiando con la bocca. Perché tu non sei sporco però? Perché io... Quindi abbiamo speso però 80 euro un piatto che in Italia costa 10. 5 euro. 5 euro, sì, una roba del genere. Mia madre con 2 euro lo fa meglio. Il primo... è andatissimo, buone. Ci aspettavamo di peggio. Poi mi si è lavato il viso, quindi. No, okay. Io mi sono fatto una doccia adesso per esatto. Che è una Ma è. Ah, no, l'ho tagliata. È già tagliata. No, Peppino. Che cazzo si frega la mozzarella in mezzo? Peppino, quindi. Oddio, cosa c'è? Frate, dobbiamo dividere. Dobbiamo dividere la mozzarella. Prenderò un. Ragazzi, scusateci questo video low budget, ma. Questo passa lo stato. Lo stato. Andiamo ad assaggiare. Sociale. Questa mozzarella, questa pizza. Cezze Peppino, la mozzarella è buona. La pizza puoi fare molto di meglio, ma non è abbiamo ordinato noi una pizza sbagliata. Devo dire che la pasta è buona, ma se andate a Napoli è più buona. Ovviamente. Comunque non so quanto sia stato worth inserire la faccia dentro il piatto a livello di igiene, diciamo. Ah, beh, ti hai fatto la doccia prima, quindi un cornicione. Sta qua c'è un pomodoro. No! Altro ragazzi, se questo video arriva a 30.000 mi piace, di più, 35.000 mi piace, di più, 40.000 mi piace, 40.000 mi piace. Ogni volta che visiteremo un paese estero al di fuori dell'Italia, ordineremo gli stormi italiano. Sempre cibo italiano e faremo il video. Ad esempio, andiamo in Mongolia e ordineremo cibo italiano. Andiamo in Kirghizistan e in Kirzici. Non mi sto dicendo. Non ho capito l'ultima parola che hai detto. Con tutti gli ingredienti. È buona. Perché anche assaggia il singolo ingrediente, perché la qualità degli ingredienti fa il pasto. Vedete che guardi MasterChef. Dai. La mozzarella com'è? E campana? Sarà chilometro zero? Fra assurdo. Vuol dire che abbiamo azzeccato l'unico ristorante a Ginevra dove fanno bene italiano. Però la pizza la fa pagare 40 euro. È a chilometro zero. È veramente buona la mozzarella. Potrebbe essere a chilometro zero. Ragazzi, siamo al rush finale. Andiamo ad assaggiare i... Fra, io quella roba non te la buonissimo. Voglio... Non te la voglio assaggiare. Con un profumo assurdo. Tra l'altro, sembrava fasullo, ma invece secondo me è artigianale. Fra, leggi gli ingredienti. Gelato semifreddo al caffè allo zabaglione, su pan di spagna inzuppato al caffè. Perché è scritto in italiano? Perché è gelato? Perché è scritto in italiano e siamo a Ginevra? Quindi probabilmente... Fra, c'è qualche problema. San Giuliano Milanese! No, i famosi svizzeri di San Giuliano Milanese! I famosi italiani che vivono in Svizzera e che conoscono molto bene l'Italia. Beh, consumasti preferibilmente entro 1-2019, quindi minchia, è pieno di conservanti, quindi è abbastanza... Sì. Abbastanza artigianale. Comunque all'assaggio, assaggia. Vai, tu assaggia. Per te prima da quello. Ok, assaggio prima questo. Buon in culo. Ti piace il limoncello? Buon in culo è un'eccezione positiva o negativa? Positivissima. Minchia, fra, a me fa troppo schifo. Sa proprio di coloranti, tipo di caramelle sciolte. Oh, secondo me è assaggiamo buono. Assaggiamo il tiramisù. Assaggio. E dai, lo fanno a casa tua, cazzo. Accanto al tuo civico lo fanno sto tiramisù. Appunto perché lo fanno accanto al mio civico. Non è buono. No, vabbè. Non è accettabile. Dai, io sono il master of tiramisù. Io tiramisù ne mangio a pacchi in casa. Fra, se mi dici questo è un tiramisù. Ma non ci sono savoiardi. Fra, è scomposto. Ma anche il savoiardo. Fra. No, aspetta. C'è. È un tiramisù san giulianese, diciamo. È un tiramisù milanese. Su quella avrei qualcosa. Oh, giusto ho qualcosa da ridire sulla cosa fatta in Italia. Fra, è assurdo. Perché è troppo morbido. Nel complesso non è per niente male. No, aspetta, vediamo però... se tira su. Che tiramisù abbiamo capito. Comunque ragazzi, per questo video diverso è tutto, io spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Se il video arriva a 40.000 piace, questo potrebbe diventare una serie, non lo so, fatemelo sapere voi qua sotto con un commento. Ringrazio Stormy, ringrazio Ginevra e la location da voto. Ma chi è Ginevra? La città. Ah, okay. La signora che ci ha portato la cena. Mi raccomando ragazzi, un bel mi piace tutto a questo video. Da Jumpitec è tutto e ciao ciao. I've been quiet, I've been quiet.